Cos'è più importante, avere una buona tecnica o l'aspetto mentale? Penso che per essere un buon scalatore devi avere l'intero pacchetto. Essere forte fisicamente aiuta molto. Anche essere forte mentalmente aiuta molto. Ed avere esperienza è necessario. Arrampichi spesso con altre persone. Cosa ti piace degli altri? Cosa devono avere o fare per andare d'accordo con te? Da un lato, quello che amo negli altri con cui arrampico è che sono dei grandi scalatori, spesso sono degli amici, e mi piace semplicemente stare in loro compagnia. D'altro canto, ritengo ci sia sempre da imparare stando con gli altri, in ogni direzione. Ad esempio, il movimento che fa un altro può essere più intelligente del tuo, e sono tantissimi campi in cui puoi apprendere dagli altri. Beat Kamerlander non lo troviamo solo in parete. Su ghiaccio sale a vista e slegato una cascata di 250 metri di sesto grado. In falese arriva al 9A con Missing Link e sale senza corda una 8A più in diretta televisiva. Qual è la superficie che ami di più? La roccia, il ghiaccio, la neve? Innanzitutto sono un rock climber ed è ciò che amo di più. Durante l'inverno arrampicare su ghiaccio è molto divertente e mi piace, ma l'arrampicata su roccia è il mio grande amore. Cosa vorresti insegnare o dire ai giovani e cosa ti piacerebbe imparassero dal tuo stile? Io credo che i giovani dovrebbero cercare di non competere l'uno con l'altro, ma ognuno dovrebbe cercare di rimanere concentrato nel dare il proprio meglio e guardare dentro di sé, leggere il proprio cuore per vedere realmente cosa vuol fare e lavorare per quello, non per gli altri, ma per se stessi. Qual è il tuo giudizio sulle nuove forme di arrampicata, di alpinismo? Sulla questione delle vie classiche e l'utilizzo di troppi ausili tecnici. Penso che l'alpinismo e l'arrampicata in questo momento siano degli spazi aperti. Ci sono tantissime discipline che si possono praticare. Ve ne sono alcune in cui l'arrampicata è molto sicura, come le palestre per i principianti, con una sicura ogni 2 metri, per cui non può succederti nulla. Ma vi sono anche alcuni rappresentanti delle nuove generazioni che si stanno dirigendo verso cose estreme e questo è puro e forte. In tutti questi anni di onorata carriera, qual è la lezione che hai imparato andando in montagna? Essere paziente è molto utile. Non devi avere successo ogni volta. Se hai trovato il progetto giusto, che ti ha rapito il cuore, anche se non hai successo, può comunque essere molto bello. E le lezioni che hai appreso in montagna ti hanno aiutato anche nella tua vita comune? Certo, ti rendono una persona migliore certe volte perché ti rendono riflessivo. Devi pensare molto, devi prendere ogni decisione e se vivi qualche esperienza estrema sei costretto a guardarti in profondità. La superficie che vedi non è più così importante se cerchi il vero contenuto. The surface of the soul is not so important then you are looking for the real deal.